Ha chiesto di parlare il senatore Romeo, ne ha facoltà. Grazie Presidente, inizio con i ringraziamenti da parte del gruppo della Lega ai presidenti della Commissione, ai relatori, al vice premier Di Maio, al sottosegretario Durigon per tutto il lavoro che è stato fatto in queste settimane per portare in aula il famoso decreto quota 100 e reddito di cittadinanza. Fra pochi minuti finalmente inizio col tema della riforma delle pensioni, finalmente votando quota 100 superiamo la legge Fornero proprio come avevamo promesso in campagna elettorale. Un altro impegno mantenuto rispetto ai tanti che già si allungano, cioè sono presenti nella lista degli ultimi mesi. Con quota 100, almeno 62 anni di età, almeno 38 anni di contributi, senza alcuna penalizzazione rispetto a tutte le cose sbagliate che sono state dette in questi ultimi tempi, senza nessuna penalizzazione. Finalmente mandiamo, oltre a mandare in pensione più di 1 milione di persone per i prossimi 3 anni, e una meritata pensione, io ci tengo a sottolineare, di gente che ha lavorato duro una vita e che è giusto che si possa anche godere la famiglia. Ed è anche in questo modo che noi aiutiamo e si aiutano le famiglie. Ma oltre a mandare in pensione, come ho detto, anticipato 1 milione di persone, ha come obiettivo quota 100 quello di favorire il ricambio generazionale, di smuovere il mercato del lavoro. Certo, non vi sono automatismi, non è che per ogni persona che sarà in uscita ci sarà di sicuro una nuova assunzione, però ragionevolmente possiamo pensare che le imprese, per aumentare la propria produttività, ad un'uscita possano dall'altra parte controbilanciare magari con una o forse 2 entrate nel mondo del lavoro, perché è riconosciuto da tutti che la riforma Fornero una cosa ha fatto di sicuro: l'ha ingessato il mondo del lavoro. Questo è quello che ha fatto. Ricordando poi che dal mese di novembre, in accordo con l'Unione Europea, finalmente si sbloccherà il turnover per i dipendenti pubblici e per la pubblica amministrazione, cosa che fino a ieri non era stata possibile dai governi precedenti. A chi ci dice che questa riforma delle pensioni la pagheranno le future generazioni? Noi rispondiamo dicendo che se i giovani oggi non dovessero trovare il posto di lavoro, non ci saranno future generazioni. Questo è quello che ci dobbiamo ricordare. E lo vediamo con i dati relativi alle nascite del nostro Paese, che sono i più bassi di tutta Europa. Ma è una riforma che, a proposito di Europa, è una riforma che ci avvicina al resto dell'Europa. Perché l'Italia, nell'Unione Europea, sono solo 2 i Paesi, Danimarca e Grecia, che impongono ai propri cittadini di lasciare il lavoro più tardi rispetto a quanto previsto in Italia fino ad oggi, naturalmente. E nel resto del mondo solo Islanda, Israele e Norvegia hanno le asticelle più alte. Quindi ci avviciniamo al resto dell'Europa. Ci spiace che i funzionari, i governanti europei, li chiamiamo funzionari, non abbiano perso l'occasione purtroppo di mostrare ancora una volta di essere molto lontani dalla realtà, e soprattutto dimostrando uno stato comatoso in cui si trova l'Unione Europea oggi, perché è arrivato il rapporto sull'Italia e ci hanno detto che con quota 100 non crescerà il lavoro. Beh, non ci sorprende che abbiano detto così. Quel che sorprende è che i governanti dell'Unione Europea, anziché pensare ad una strategia per uscire sì dalla recessione che coinvolge tutta l'Eurozona, la Francia sappiamo com'è messa, in che condizioni si trova, la Germania ha dimezzato le previsioni di crescita per il 2019, altri paesi arretrano, anziché pensare a trovare la strategia per uscire dalla recessione, anziché scrivere nuove regole per una globalizzazione sostenibile, l'unica preoccupazione che hanno qual è? È quella di attaccare quotidianamente il governo populista italiano. Questo
è il dramma vero di chi oggi ci governa in Europa. Questo per quanto riguarda quota 100. Sul reddito di cittadinanza sappiamo che è una misura simbolo dei 5 Stelle, Patuanelli capogruppo, c'è il vice premier Di Maio, Ubi Maior, quindi di conseguenza non entriamo troppo nel merito, però consentitemi almeno di fare, consentitemi almeno di fare due considerazioni sulla questione del reddito di cittadinanza. Troppa ilarità è stata detta su questa misura negli ultimi mesi, troppa. Del resto, se esiste questo meccanismo in molti paesi europei, evidentemente una ragione ci sarà. Noi consideriamo che sia giusto, come ha detto anche il nostro Matteo Salvini, aiutare i poveri. E aiutare 5 milioni di poveri e 3 milioni di disoccupati, compresi molti disabili, per noi è un atto di giustizia sociale. Certo, è stato detto fin dall'inizio che bisognava mettere dei paletti, perché che sia giusto, penso che sia ragionevole pensarlo, ma con dei paletti per evitare i cosiddetti furbetti. Bene, noi siamo molto contenti che siano state coinvolte in questa misura le imprese, che vengono incentivate ad assumere, perché dal momento in cui scatta l'assunzione, le mensilità rimanenti andranno proprio all'impresa sotto forma di sgravi contributivi, e questo noi riteniamo essere un punto fondamentale su cui ci siamo battuti. Quindi abbiamo messo dei paletti, all'inizio ci dicevano che volevamo regalare i soldi a tutti, poi abbiamo messo i paletti e adesso ci dicono negli interventi dei senatori della minoranza che abbiamo ristretto troppo il campo. Come sempre, non si capisce mai dove vogliate arrivare, quale sia il pregiudizio davvero che c'è sempre in quello che riguarda tutte le nostre misure. Poi lo dico ancora prima che da politico, da cittadino. Permettetemi quest'ultima riflessione e poi chiudiamo. Quello che voglio dire è che quelli che ci attaccano adesso sul tema del reddito di cittadinanza, ci chiediamo perché, quando lo Stato e i governi passati spendevano 5 miliardi per gli immigrati, si potrebbe definire reddito di migranza, allora andava bene a tutti. Quando si spendevano, e si spendono, senza entrare nel merito, non voglio entrare nel merito sia giusto o non giusto, 10 miliardi di euro all'anno per regalare 80 euro a chi il lavoro ce l'ha già, questo veniva considerato un colpo di genio dell'allora premier Matteo Renzi. Però, senatore Renzi, richiami la collega, vi chiamate Partito Democratico, rispettate il vostro simbolo almeno, grazie. Se invece però spendiamo 7 miliardi per aiutare i nostri poveri, i nostri disabili, si scatena contro tutto il mondo. Questo sinceramente non lo capiamo. O almeno comprendiamo che il mondo oggi vada al contrario. Però pensiamo che a tutto ci debba essere un limite. Nell'annunciare la nostra dichiarazione di voto favorevole a questo decreto importante, ricordiamo, no, non solo non ci pensiamo, lasciamo scrivere i libri ad altri, e noi pensiamo a scrivere una pagina importante della recente storia d'Italia. Grazie.